Oggi di contro invece abbiamo fatto un passo in avanti. Questo perché la Giunta regionale intende, per raggiungimento delle pari opportunità, intanto garantire alle donne le stesse opportunità che hanno gli uomini di accedere al mercato del lavoro. C'è ancora tanto da fare, nonostante in questi ultimi anni la presenza delle donne, ad esempio nei consigli di amministrazione, sia aumentato con un incremento modesto, ma comunque la cosa ci fa piacere. C'è ancora molto da fare perché questo differenziale ammonta al 18%, e se analizziamo i dati delle donne e degli uomini che hanno volontariamente rinunciato al proprio lavoro, ci rendiamo conto che il 78% di essi sono donne, mamme, e il 40% hanno ammesso che lo hanno fatto proprio per l'impossibilità di conciliare la propria vita familiare con la carriera professionale. Questo è inaccettabile, e partire da un approccio statistico a nostro avviso è importante, non solo perché ci consente anche di monitorare l'efficacia delle varie politiche che vengono implementate, ma anche per monitorare o comunque osservare i ruoli che entrambi i generi hanno nelle società. Un ruolo che purtroppo vede le donne, anche quelle marchigiane, ai margini delle posizioni apicali all'interno della propria azienda, ed è invece importante che le donne rivendichino e conquistino un posto importante non solo nelle istituzioni, ma anche ad esempio ai vertici di società economiche, perché le donne hanno diritto ad occupare la propria parte di potere.